Cari amici, benvenuti. Siamo a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro, quindi siamo nel cuore della Calabria. Oggi qua in questa città per seguire i festeggiamenti, per seguire la processione in onore dei santi Pietro e Paolo. Eh sì, perché anche a Lamezia Terme oggi si festeggiano questi due santi meravigliosi. Quindi vi invito a restare con noi e a seguire questo servizio qui da Lamezia Terme, quindi dalla Calabria. Come mia abitudine in questi servizi in giro per la Calabria, per l'Italia, mi capita spesso di incontrare degli amici, dei giornalisti che di volta in volta appunto mi danno delle notizie, delle informazioni importanti sull'evento che stiamo riprendendo. In questo caso abbiamo una bravissima giornalista calabrese, Nadia Donato, qui a Lamezia Terme insieme a me per parlare di questi festeggiamenti, una città appunto in festa per onorare questi due santi della Chiesa, Santi Pietro e Paolo. Sì, due santi che sono due pilastri della Chiesa e quindi come succede in tutta Italia vengono festeggiati insieme. Pensiamo alla capitale, a Roma, che festeggia questi santi. Per Lamezia sono i santi patroni. In molti luoghi oggi è una giornata dedicata alla carità, alle persone più bisognose. Però ricordiamo per esempio Pietro, appunto il nome stesso lo dice, e Paolo, Pietro che significa pietra, quindi forza, Paolo che significa piccolo, però poi tanti possono ricordare Saulo, no? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed è questo Paolo che fu il primo a decidere di convertire i gentili, così li chiamavano, e quindi chi non era ebreo. Fu il primo a decidere di convertirli, mentre San Pietro fu colui che pose la prima pietra, come sappiamo tutti. Nella tradizione popolare si dice qui da noi in Calabria che San Pietro è quel santo che spazza il cammino del devoto e quindi camminando si chiede a San Pietro lascia libera la mia strada, accompagnami, fai sì che non mi succeda niente. Per quanto riguarda Lamezia non è antichissima la tradizione, mi pare che negli anni 60 hanno poi deciso di fare concretamente, creando un comitato, di far partire questa festa. C'è la bellissima cattedrale che sicuramente tu ricorderai in altri passaggi. Parleremo poi dopo nel corso della trasmissione. Volevo solo salutare in questo modo, no? Per loro intercessione, vieni, o Signore, in nostro aiuto, guidaci nel cammino della salvezza eterna e fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali hai ricevuto il primo annunzio della fede, per formare nel vincolo della carità un cuore solo e un'anima sola. Amen. Parte di una preghiera che proprio i fedeli di Lamezia leggono in questo momento particolare.
Grazie Nadia Donato, ed ancora c'è tanto altro che vi faremo vedere attraverso questo servizio, quindi vi invito a rimanere in nostra compagnia. Dopo aver incontrato la giornalista Nadia Donato, incontriamo un'altra giornalista, un'altra brava giornalista calabrese, sto parlando di Piera D'Astoli qui al mio fianco. Con lei vorrei affrontare l'aspetto non religioso di questi festeggiamenti, Piera. Sì, l'aspetto non religioso è l'aspetto più folcloristico di questa città, come anche della nostra città abbinata, Roma, non per dire capitale d'Italia. Come dicevo, l'aspetto folcloristico è una miscellanea dell'aspetto religioso. Vediamo per esempio di fronte a noi delle coperte stese al passaggio dei santi, al passaggio della processione. È una forma di riverenza delle persone che erano costrette a rimanere a casa, quindi una forma di riverenza ai santi che passavano in processione. La parte, diciamo, più profana è rappresentata dalle luminarie, è rappresentata dalle bancarelle, perché è un momento di festa. Il giugno lametino va da Sant'Antonio a San Pietro e Paolo e chiude appunto con loro, con il 29 di giugno. E vuole essere per la cittadinanza tutto non solo un ringraziamento e un inchinarsi a questi tre santi, ma un momento di festa, era il momento legato anche alla parte, diciamo, dell'agricoltura, che era importantissima secoli addietro. Quindi c'era la raccolta del grano, c'erano tutte le speranze riposte in una qualcosa che potesse risolvere diciamo, i problemi economici che i contadini, la parte più la manovalanza, perché di questo si tratta, parliamo di secoli addietro, dell'agricoltura, ecco, sperava. Dicevo appunto le luminarie. Le luminarie sono un ringraziamento, come le coperte stese, come i migliori, non coperte, i migliori damaschi di ogni casa stesi al passaggio dei santi, e le bancarelle che espongono le loro mercanzie sono anche, rappresentano anche la possibilità che, avendo venduto parte del raccolto, si possa comprare qualcosa di nuovo da quei mercanti, perché allora si trattava di mercanti che venivano da lontano e che portavano le loro mercanzie nuove, che non avrebbero allora trovato in nessun negozio, perché, insomma, voglio dire, non c'erano nemmeno i negozi. Grazie Piera D'Astoli, ed ora incontriamo un'altra giornalista, Maria Scaramuzzino. Dopo aver incontrato la giornalista Nadia Donato, un'altra giornalista, Maria Scaramuzzino, sempre ovviamente qui a Lamezia Terme, precisamente su Corso Nunmistrano. Alle nostre spalle abbiamo la cattedrale, appunto, di Lamezia. I Santi Pietro e Paolo, santi, insomma, meravigliosi, festeggiati in tutto il mondo, oggi 29 giugno, ad iniziare ovviamente dalla nostra capitale, anche qui nella città della Piana, come solitamente si chiama Lamezia Terme, viene chiamata Lamezia Terme, si festeggia. Sì, si festeggia, lo ha detto poco fa anche il Vescovo diocesano Monsignor Luigi Cantafora, che ha pronunciato l'omelia per i santi patroni, che sono i principi degli apostoli. Ricordiamo che Cristo ha voluto fondare la sua chiesa su Pietro, nonostante Pietro l'avesse rinnegato. E Pietro è la roccia, quella fede granitica che non vacilla mai, perché poi Pietro ha accolto in pieno il messaggio del Cristo ed ha subito anche il martirio pur di difendere
la sua fede, così come è stato per San Paolo, l'apostolo delle genti. Possiamo dire che San Paolo è stato il primo giornalista cattolico della storia, sì, perché e lo dimostrano le sue lettere, ha predicato il Vangelo di Cristo e nel mondo allora conosciuto, nell'Asia Minore, e a Roma è stato martirizzato. Quindi sono due santi che sono due giganti. Il Vescovo Cantafro diceva nella sua omelia che la festa dei Santi Patroni ci avvicina alla Chiesa di Roma, perché i Santi Pietro e Paolo sono anche patroni di Roma, e ci avvicinano in realtà veramente alla fede di Cristo. Un'omelia, Maria? Un'omelia piuttosto forte, perché in questo tempo così, diciamo, cinico, individualista che viviamo, in questa società liquida come Bauman la definiva, c'è bisogno di fede, di fiducia, di testimonianza autentica. Questo diceva Monsignor Cantafano nella sua relazione omiletica. Parlava di testimoniare la fede così come hanno fatto Pietro e Paolo, quindi non sono santi relegati nella storia, no? Cioè ormai messi in mostra nelle loro cornici iconografiche, sono figure sempre attuali, perché testimoniano quel Vangelo di Cristo che va attuato ogni giorno. La fede senza le opere non è nulla, è vana, lo sappiamo. Parole preziose queste di Maria Scaramozzino. Ed ora andiamo a seguire la processione dei Santi Pietro e Paolo qui da Lamezia Terme. Quindi restate con noi, anzi, per meglio dire, facciamo una breve pausa e poi ritorneremo appunto qui da Lamezia Terme per seguire la processione dall'inizio fino alla sua fine, quindi fino all'entrata dei Santi nella cattedrale. Ritorniamo qui a Lamezia Terme per seguire la processione in onore dei Santi Pietro e Paolo, e proprio in questo momento, tra qualche istante, questi due santi usciranno dalla cattedrale di Lamezia Terme. Insieme a me anche in questa occasione Giampiero Scarpino, con lui seguiremo appunto la processione tra le vie del centro della città di Lamezia Terme, precisamente nel quartiere di Nicastro. Ci siamo, Giampiero, sì. I santi, sì, sì, Pietro e Paolo stanno scendendo. Sì, buonasera innanzitutto, altro momento bellissimo qui a Lamezia Terme, un momento di forte spiritualità, escono i santi patroni della nostra città, San Pietro e Paolo, al termine di una novena bellissima condotta da parroco Don Carlo Cittadino, dal viceparroco, da tutta la comunità della parrocchia della cattedrale, della parrocchia San Pietro e Paolo della cattedrale. Ora escono questi santi, che sono dei santi magnifici, ne parleremo durante la processione. C'è stata la messa officiata dal vescovo Monsignor Cantafora, le autorità presenti, c'è stato il discorso del sindaco che praticamente ha offerto un po' la città alla protezione dei nostri due santi magnifici. E ora, patroni della santi città, patroni. Santi patroni. Allora, ci sono gli statuari della cattedrale che hanno ricevuto la mantellina pochi giorni fa, una mantellina più che altro di rinnovo dei voti di statuari. I ragazzi dell'oratorio sono prodigati tantissimo, l'oratorio della cattedrale, alla cattedrale ha un bello oratorio con dei ragazzi validissimi che stanno facendo da cornice appunto all'uscita dei santi, e poi tantissimi fedeli che chiaramente... Fedeli che in questo momento stanno applaudendo i Santi Pietro e Paolo, che ovviamente stanno uscendo, insomma, accompagnati dal tanto calore della gente, appunto, dalla musica, dalla processione di Sant'Antonio, no? Ora anche loro meritano, anche San Pietro e San Paolo. E per giunta sentiamo la banda che sta suonando, è sempre la banda Città della Mezza Terme, questa sera diretta dai due maestri Mimmo e Francesco Rotella, no? Perché la processione di Sant'Antonio, maestro Mimmo l'ha seguito in parte, questa sera invece la banda Tommaso Colloca, Città della Mezza Terme, è diretta da tutti e due i maestri. Benissimo, quindi restate con noi qui da Lamezia Terme per seguire la processione in onore dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città.
per gli ammalati, i poveri e coloro che vivono ai margini delle nostre strade, perché lo Spirito Santo, effuso nella Chiesa, possa consolare, confortare e aiutare chiunque chiede aiuto. Preghiamo. Intercessione dei tuoi santi apostoli, ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che cercano lavoro, per tanti giovani, per l'intercessione dei santi apostoli, ascoltaci, oh Signore. E per le anime dei nostri defunti, che il Signore della misericordia e della pace vi ottenga il riposo eterno. Amen. Preghiamo. Alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio la preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro è attonato da 2 soldati e legato con 2 catene. Ovviamente continua la processione in onore dei santi Pietro e Paolo qui a Lamezia Terme. Pietro, un santo vicino a Gesù, Paolo, un santo convertito.
Sì, Pietro è il santo che è stato più degli altri apostolo di Gesù, il primo apostolo, la prima persona, il primo pescatore. Ora in sintesi è un po' difficile argomentare, però non dimentichiamoci che Gesù conobbe Pietro sul lago di Tiberiade, no? Arrivò lì, iniziò a predicare lì e scelse questi pescatori e da pescatori di pesci li tramutò in pescatori di uomini. Il primo fu Pietro, poi Andrea, poi i loro cugini e poi anche i soci nella pesca, e quindi da lì nacquero i 12 apostoli. E invece San Paolo era praticamente un ebreo che aveva anche la cittadinanza romana, perché i suoi avevano delle origini romane, quindi sfruttava questo fatto della cittadinanza. Era un ebreo di nascita, di Tarso, mentre Pietro praticamente era della zona del lago di Tiberiade, ha abitato per anni a Cafarnao ed era anche sposato, perché praticamente si racconta di un miracolo di Gesù che sanò la suocera di Pietro, quindi si presume che Pietro fosse sposato e sembra anche che avesse una figlia. Infatti si parla poi più là negli anni di Santa Petronilla come una figlia di San Pietro. E Paolo invece combatteva appunto i cristiani e assistette al martirio di Stefano subito dopo la morte di Gesù, quindi in pratica non partecipò lui in prima persona, però tenne le mantelline di coloro che stavano uccidendo Stefano, quindi più o meno era lì. E poi andò per farsi dare un permesso per poter inseguire combattere i cristiani, e quindi recandosi sulla via di Damasco a un certo punto fu accecato dal Signore e cadde per terra, perse la vista, e poi dovette andare a Damasco sempre su indicazione del Signore e gli ridonò la vista Anania, e che poi lo battezzò, no? Dopo qualche giorno, quindi ricevette il battesimo cristiano a Damasco. E insieme, perché insieme? Perché praticamente sono accomunati dalla morte, che sembra sia stata per tutte e due l'anno 67 d.C., tutte e due di sicuro a Roma. In questo momento i santi alle nostre spalle. Pietro con due morti diverse, di cui parleremo fra poco magari. Ovviamente accolti dall'applauso dei tanti fedeli presenti. Va bene, va bene.
Siamo proprio nel centro del corso principale di Lamezia Terme, corso Numistrano, in attesa dei santi che stanno per arrivare alle nostre spalle. Eravamo rimasti alla morte. Sì, sembra sia avvenuto lo stesso anno innanzitutto. Il 29 giugno è la proclamazione un po' della festa dei santi San Pietro e Paolo, che poi per giunta è una festa che è arrivata prima del Natale, prima che la Chiesa riconoscesse la festa di Natale, è arrivata proprio questa festa di San Pietro e Paolo, che praticamente è stata sistemata nel giorno 29 giugno, perché il 29 giugno c'era la festa pagana a Roma di Romolo e Remo, quindi con loro veniva fuori, nasceva la Roma cristiana. E con questa festa hanno sostituito la festa della Roma cristiana, che è venuta prima del Natale, perché in questo giorno qui praticamente si celebravano già le messe in onore di questi santi. È un pochetto lungo raccontarla, passiamo invece alle due figure, questo santo San Pietro vicino a Gesù, ruolo importantissimo. Gesù praticamente consegna a Pietro la cosiddetta investitura, cioè tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. E poi era la persona che dialogava con Gesù, che chiedeva a Gesù, a cui Gesù chiedeva anche molte volte consigli. Una delle frasi più belle: Gesù, senza di te dove andremo? Tu solo hai parola di vita eterna. Quindi quando si erano un po' ribellati e loro non volevano, era come se si fossero ribellati a Gesù, allora Gesù ha detto andatevene, nessuno vi tiene qua. E lui dice: ma dove andiamo? Andiamo senza di te, solo tu hai parola di vita eterna. È vero che lo ha anche rinnegato, però poi si è presa le redini della Chiesa in realtà, e ha confermato per tre volte, anche con Gesù risuscitato, che era Gesù, tu mi ami più di costoro, sì, lo so, lo sai Gesù che io ti amo, no? E quindi da lì è diventato poi il primo Papa, questo per da proprio velocissimo in breve. San Paolo invece, una volta che ha avuto questa luce, praticamente ha testimoniato Gesù crocifisso, ha avvicinato tantissimi pagani. Lui stesso si proclamava, mentre Pietro era un vero apostolo, lui era apostolo per vocazione e poi era apostolo dei gentili perché aveva convertito appunto i pagani. E anche lì c'è stata una diatriba tra Paolo, tra Pietro e Giacomo, tant'è vero che c'è voluto un concilio di Gerusalemme per stabilire in effetti nella conversione dei pagani come dovevano comportarsi, perché c'era il problema della circoncisione o non circoncisione, come voleva appunto Paolo. E poi invece si sono adeguati dicendo che allora veniva tolta la circoncisione, però dovevano rispettare determinate regole come non mangiare carni impure. E poi da lì le grandi, diciamo, per tutto il Mediterraneo Paolo è andato a proclamare questo Gesù crocifisso: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, diceva San Paolo. Molto bello. Nel frattempo abbiamo visto e stiamo vedendo i santi attraversare il corso di Lamezia Terme, corso Numistrano, ovviamente accompagnati dalla massima rappresentanza della diocesi di Lamezia Terme, con ovviamente in primis il vescovo Monsignor Luigi Cantafora, i rappresentanti delle istituzioni, il sindaco, i consiglieri, gli assessori, gli onorevoli di questa città, appunto, tutti quanti insieme per onorare i patroni della propria città di Lamezia Terme. Continuate a seguirci. Prego,
siamo giunti al termine di questa giornata di festa per la nostra città e per la nostra diocesi. Abbiamo attraversato simbolicamente le vie del centro con una processione festosa per ricordare a tutti che Dio ama far festa per noi. Le feste cristiane sono feste di popolo e il Signore si compiace che facciamo festa anche tra di noi, senza escludere nessuno. E insieme ai nostri santi patroni vediamo come la ricchezza della loro vita è per noi una consolazione vera. San Pietro e San Paolo sono stati discepoli di Cristo. La processione è terminata, i santi Pietro e Paolo sono entrati in cattedrale e ovviamente accompagnati dalla tanta gente, tanti fedeli, dalle istituzioni come abbiamo visto prima, ma soprattutto dal nostro vescovo, il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Monsignor Luigi Cantafora. Giampiero. Sì, sono state anche incoraggianti le parole del vescovo. Belle parole, anche il sindaco ha cercato un po' di spronare la popolazione, la cittadinanza ad avere fiducia e affidarsi a San Pietro e a San Paolo per una crescita, io direi. Io parto sempre da un punto positivo, no? Quindi bisogna crescere anche nella fede e bisogna che questi due santi ci educhino a vivere una vita migliore tutti quanti. Le premesse secondo me ci sono. D'altronde abbiamo avuto Sant'Antonio, abbiamo avuto San Francesco di Paola, le due processioni e due santi magnifici che già proteggono, sono protettori della nostra città. I patroni, ognuno nella sua figura ci devono rigenerare. San Pietro con la testimonianza del Signore, cioè venerare a Lamezia come santo patrono San Pietro, che era praticamente il braccio destro di Gesù Cristo, il prescelto, il Papa numero uno per eccellenza, è una cosa particolare per noi. E poi avere l'apostolo per antonomasia, cioè quello che non era stato un discepolo di Gesù ma si era convertito ed era diventato apostolo dei gentili e apostolo per vocazione, e che praticamente ogni domenica noi leggiamo durante la Santa Messa dalla lettera di San Paolo Apostolo, è lui stesso che ci parla. Ecco, una frase di San Paolo Apostolo secondo me va presa. Lui ha considerato tutte le cose precedenti come spazzatura
e ha seguito solo il Signore, perché il Signore nella crocifissione lo aveva completamente cambiato, quindi aveva considerato le ricchezze spazzatura, l'ozio spazzatura, la lussuria spazzatura, il denaro spazzatura. Lo dice chiaramente nelle sue lettere proprio San Paolo. Quindi due santi educatori, due santi testimoni del Vangelo, due santi importantissimi che Roma e il popolo dei cristiani di Roma ha eletto proprio come capi del cristianesimo, affidandogli proprio a loro quel 29 giugno che era fino a quel momento la festa pagana di Romolo e Remo. Grazie Giampiero. Maria, io ti chiedo innanzitutto una riflessione sul messaggio che ha voluto lanciare il Vescovo Cantafo. È un messaggio che può essere lanciato un po' a tutta la comunità cristiana, perché ha definito San Pietro e San Paolo amici dei poveri, vicini ai lavoratori, vicini alle famiglie e quindi santi del quotidiano, figure a cui noi possiamo riferirci in ogni momento della nostra giornata. Il Vescovo ha detto ha ammonito la comunità dei fedeli a stare attenti ai falsi profeti, perché di imbonitori ne abbiamo tanti in questo nostro tempo. E poi ha sollecitato appunto i credenti, i fedeli lametini e quindi tutti i fedeli che poi vedranno, avranno l'opportunità di vedere questa trasmissione, a considerare San Pietro e San Paolo come delle stelle polari che ci indicano il cammino. Giampiero diceva poco fa che San Paolo, una volta convertito, non ha avuto più dubbi e si è dedicato esclusivamente alla predicazione del Vangelo, accogliendo in pieno il messaggio di Cristo. Ricordiamo che San Paolo fu folgorato sulla via di Damasco. San Paolo era Saulo di Tarso, quindi una folgorazione credo possa essere quel quid, quel valore aggiunto di questa nostra processione, di questa nostra diciamo trasmissione televisiva, anche perché quella folgorazione può essere il cambiamento della nostra vita. Grazie, grazie anche a te Maria. Abbiamo visto, avete visto la cattedrale di Lamezia Terme ed ora ne parleremo insomma un po' della storia di questo luogo, di questa cattedrale appunto di Lamezia Terme, quindi ancora restate con noi. Come dicevo, la cattedrale di Lamezia Terme, un cenno sulla storia di questo luogo. Massimo Iannicelli, giornalista, uno che ha studiato proprio e ha scritto molto sulla cattedrale di Lamezia Terme. Massimo. È uscito di recente, il 21 giugno scorso, la cattedrale di Nicastro dal 1638 ad oggi. Nicastro perché in origine la diocesi si chiamava così sino al 1986. Lamezia Terme, lo ricordiamo, è nata dalla fusione di Nicastro, San Biase e Santa Eufemia. È una cattedrale importante perché nasce a causa di un rovinoso sisma che nella notte tra il 27 e il 28 marzo del 1638 rase al suolo la città di Nicastro e il comprensorio e crollò la vetusta cattedrale normanna eretta nel 1100. Non si poté salvare nulla e la cattedrale odierna è legata a una figura di un vescovo munifico, Giovan Tommaso Perrone, che a sue spese tra il 1640 e il 1642 la edificò. Però perché venisse consacrata e elevata a cattedrale bisognerà aspettare il 1675. Massimo, i santi Pietro e Paolo, quindi la festività in onore di questi due santi, e la città di Lamezia, che legame c'è? Allora, intanto, quanto è sentita questa festa? Allora, diciamo un po' meno rispetto alla festa di Sant'Antonio di Padova. E qui ritorniamo al terremoto del 1638, perché la chiesa di Santa Maria degli Angeli, santuario di Sant'Antonio di Padova, fu l'unica chiesa a non crollare. Si gridò al miracolo e quindi Sant'Antonio divenne il protettore della città di Nicastro. Quindi i santi Pietro e Paolo sono passati un po' in secondo ordine. E questa festa che avete voi documentato in realtà è piuttosto recente, risale al 1964, quando da un semplice pontificale del Vescovo che riuniva tutti i sacerdoti e gli aspiranti sacerdoti si è passati poi a festeggiarli in maniera similare a quella di Sant'Antonio di Padova.
Certo, grazie, grazie Massimo Iannicelli, e con questa intervista chiudiamo qui da Lamezia Terme questo servizio, questa trasmissione realizzata per riprendere quelli che sono stati i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo, patroni appunto della città di Lamezia. Grazie da Massimo Mercurio per averci seguito così numerosi anche in questa occasione, ed ovviamente vi invito a restare a seguire i programmi di questa emittente. Alla prossima! Grazie.